Italia e America, due paesi in sintonia, ma sì, amici da sempre. Sì. Ma in questo momento è più che mai un'unione per contrastare la criminalità internazionale. Sì. Lei ha elogiato questo istituto perché la nuova generazione che uscirà da qua saranno i futuri intelligence. Sì, sì. Vorrei complimentarli per questa scelta di professione, perché il settore di sicurezza è uno dei tratti più forti della nostra relazione bilaterale e molto importante per il futuro. Signor Sindaco, un evento speciale oggi a Vibo. Questo nuovo modo di comunicare anche con l'estero è importante. Non c'è dubbio, siamo particolarmente felici di avere avuto la presenza qui in città del console americano. Siamo particolarmente soddisfatti soprattutto per le belle parole che il console ha voluto esprimere per la città innanzitutto, ma poi anche per l'istituto di criminologia, e come e quanto questi ragazzi siano stati trovati preparati, culturalmente avanzati e comunque il luogo ideale dove far crescere elementi per il futuro in un'ottica di collaborazione sempre più stretta tra l'Italia e l'America, soprattutto da un punto di vista dell'intelligence. Soprattutto sembrerebbe che alla signora console stia a cuore il Sud. Ecco, e questo è quello che ho scoperto, un amore particolare per la Magna Grecia, veniva da Reggio Calabria, le abbiamo detto che anche la nostra città custodisce uno straordinario patrimonio storico, architettonico e che affonda le sue radici appunto nella Magna Grecia. Poi abbiamo uno splendido mare, la porta verso la costa degli dei, la nostra Vibo Marina, e lei si è dichiarata particolarmente felice di poter ritornare a trascorrere qualche ora in più insieme con noi. Quanto sono importanti questi modelli di comunicazione con gli stati esteri? Sono fondamentali, direi, non solo importanti. Pensi che noi siamo stati proclamati capitale italiana del libro e all'indomani io sono stata intervistata da una televisione di New York e, a testimonianza di come e quanto queste conoscenze poi restituiscano connessioni, reti e quindi benessere e benefici per la nostra comunità. Professor Fortunato, una visita insolita qui all'Istituto di Criminologia. Beh, abbiamo avuto il console generale degli Stati Uniti con un'ampia delegazione ufficiale, con un altro console e con l'addetto alle comunicazioni e con il cerimoniere, quindi è stata una visita istituzionale a tutti gli effetti e sono felicissimo e onorato. Ha elogiato i ragazzi che saranno i futuri eredi di un'intelligence che sarà di collaborazione insieme all'Interpol internazionale, quindi anche con l'America. Ha proposto, siccome noi abbiamo già questa collaborazione con la DEA e con l'FBI, abbiamo fatto diverse iniziative insieme, altre le dobbiamo fare e così via, e il console ha rimarcato questa nostra collaborazione ed era qui su indicazione dell'ambasciata a Roma. Sembrerebbe che anche lei ama il Sud. Sì, in effetti, secondo me, poi vivendo a Napoli è chiaro che scopre il Sud da un altro punto di vista. E poi l'ha detto che il Sud le piace, che per lei anche in America gli italiani sono i calabresi. America e Italia, un'amicizia consolidata. Ecco, queste visite a cosa servono? Beh, intanto servono a consolidare i rapporti che già ci sono e poi ad aprire nuove opportunità. Io non a caso oggi ho voluto che insieme a me ci fosse il sindaco della città e ci fosse il procuratore capo della Repubblica di Vibo, proprio perché le figure più rappresentative e autorevoli della città sono loro, io sono molto più modesto. Quindi l'abbiamo accolta, è chiaro che a cosa serve? Serve non solo a consolidare l'amicizia e i rapporti che ci sono tra i nostri paesi, ma poi a creare nuove opportunità, e in questo senso abbiamo avuto poi un colloquio riservato tra me e il console generale proprio in questa direzione, di una collaborazione.